Buongiorno cari inquiriti, oggi è martedì e parliamo dei lupanari, argomento che sicuramente voi avete già sentito parlare. Ebbene, inoltriamoci subito in questo argomento. Lupanari deriva dal latino lupa, prostituta, ed erano dei luoghi deputati al piacere sessuale mercenario. Erano delle vere case di tolleranza. Prima della fondazione di Roma, quindi parliamo di tanti, tanti, tanti secoli prima, veniva praticata quella che fu chiamata prostituzione sacra, associata al culto della dea Lupa, culto praticato da vergini, libere o schiave, o sacerdotesse chiamate Lupe. Quindi si parla prima, logicamente, della fondazione di Roma, eh? Quindi, nei templi, della dea si praticava un rito dedicato alla fertilità propiziata dall'amplesso degli uomini con le divinità. I romani poi sostituirono il culto di Lupa con le Lupercalia, che erano delle feste intitolate al dio Luperco, in cui si celebrava un rito dedicato alla fertilità con praticanti che impersonavano le capre e i lupi. Quindi piano piano nel corso dell'epoca romana cambia. Famosi lupanari, lo sappiamo, sono quelli di Pompei. Se ne contavano circa 25 bordelli. E praticamente i bordelli come era composto? Erano composti da una camera sul retro della locanda, un letto rialzato in muratura sul quale era posto un materasso bello consistente. Sui muri c'erano le pitture murali dove raffiguravano delle specialità erotiche delle ragazze. Sulla porta, infine, della cella c'era il nome e il prezzo della prestazione della ragazza, quindi ogni cella aveva, diciamo, una specialità erotica diversa. Fuori c'erano delle scritte molto esplicite, tipo un fallo e la scritta "Qui abita la felicità", o quattro falli e un bussolotto per il gioco dei dadi. Ecco, cari quiriti, oggi abbiamo visto la prima parte di questo argomento, il lupanari. Poi vedremo martedì prossimo la seconda parte, nell'epoca magari imperiale, vedremo i cambiamenti nel corso degli anni. Ciao cari quiriti, noi ci vediamo martedì prossimo. Iscrivetevi al mio canale YouTube Aeterna Roma. Vi ricordo che siete il centro del mondo, siete il centro di Roma. Quiriti, a martedì.